Buonasera a tutti voi da Passione Politica. L'ospite di questa sera è Alberto Magnolfi. Buonasera, il capogruppo in consiglio regionale del nuovo centrodestra. Allora, noi ci siamo incontrati l'ultima volta che si stava consumando in quei giorni la scissione, no? Da Forza Italia, momento assolutamente difficile, però adesso tutta la politica si sta muovendo a velocità diversa e in pochi mesi cambiano le situazioni. Intanto il nuovo centrodestra come sta? Ecco, a livello proprio anche di radicamento sul territorio. Beh, direi che sta molto bene, siamo reduci da un congresso nazionale in cui quasi più di 8.000 delegati fisicamente presenti, e ciò è stato riscontrato da un notaio, hanno votato, cosa incredibile a dirsi, usando il voto segreto, una scheda in una cabina, hanno scelto i propri rappresentanti nell'Assemblea nazionale, hanno acclamato come leader Angelino Alfano. Ci sono stati 2 giorni di intenso dibattito, e insomma, non è la. Perché è Beh, incredibile a dirsi? incredibile a dirsi perché non avviene ormai da anni più da nessuna parte, insomma. Boh, e soprattutto noi non eravamo abituati, Questa diciamo, forma di negli democrazia ultimi interna. 20 anni, diciamo, le celebrazioni erano diverse, insomma, sostanzialmente si festeggiava anche con convinzione, indubbiamente nei primi tempi si festeggiavano, però decisioni che erano precotte. Qui c'è stato effettivamente un ribaltamento e un ritorno a una politica in cui, insomma, anche l'ultimo esponente che viene dalla più lontana provincia può andare al microfono, parla e poi con la sua scheda elettorale va in una cabina E e conta, concorre a scegliere il certo. parlamentino del partito. Non è un cambiamento da poco. Ascolti, al momento in cui lei ha lasciato il Popolo della Libertà, tra l'altro scelta meditata, sofferta, c'erano certi presupposti. Ecco, dopo tutti questi mesi è sempre convinto di questa scelta? O alla luce del senno di poi, che effetto le fa? Di aver fatto una scelta giusta, dolorosa, come sono tutte le fratture, insomma, bene o male, che si lascia sempre una parte della propria storia, dei propri sentimenti, dei propri affetti, dei propri ricordi, quindi non è semplice farlo. Personalmente lasciavo anche un gruppo forte, importante, insomma, ero capogruppo di un gruppo di 14 Sono tanti. consiglieri al piano nobile del Palazzo del Consiglio per ritirarmi in 3 stanzette con 4 consiglieri soltanto. Quindi certo, non è certo stata la volontà di uno scatto di carriera Questo assolutamente portare no. quella scelta, ma la convinzione, insomma, che ormai non si poteva continuare a costruire il futuro per le nuove generazioni puntando soltanto a celebrare il passato. Un passato che personalmente mantengo nel cuore, sul quale certamente non sarebbe assurdo fare recriminazioni, però insomma tutte le storie hanno una loro evoluzione, nessun disco può suonare all'infinito la stessa musica, la stessa canzone, le stesse parole d'ordine. L'Italia ha bisogno assolutamente di cambiare in profondità e quindi la scelta del nuovo centrodestra, che è stata una scelta soprattutto coraggiosa e dolorosa, ma molto coraggiosa, è stata quella di offrire al grande popolo dei moderati italiani uno strumento nuovo che, mantenendo il nucleo originario delle idee di 20 anni fa, però le proponesse guardando all'Italia di oggi e non a quella degli anni 90. Ascolti, lei che cosa ne pensa del governo Renzi, di cui peraltro il nuovo centrodestra è una componente essenziale? Insomma, il governo Renzi sta, se non altro, sta imprimendo una grande sferzata di energia alla politica italiana, sta mettendo la mano concretamente in dossier, in problemi di cui si parlava da anni, da lustri, in qualche caso da decenni, sta mettendo sul tavolo e sta imponendo, diciamo, il dibattito e le decisioni su questi temi. Ci sono molte promesse, forse in qualche caso, a mio modo di vedere, c'è stato anche un eccesso, forse da questo punto di vista, però insomma, fa parte di questa grande spinta. E
e le cose piano piano si stanno cominciando a vedere, insomma, quindi soprattutto noi siamo soddisfatti del fatto che indubbiamente il Presidente del Consiglio ci ha messo e ci sta mettendo una sua indubbia, indubitabile capacità di dialogo con il Paese, di modernità nel linguaggio e un'energia eccezionale, di cui gli va dato atto, c'è poco da fare. Sì, noi almeno finora ci abbiamo messo non poche delle idee che stanno prendendo forma, insomma, a cominciare dai problemi del lavoro, ad alcuni aspetti delle riforme istituzionali, quindi noi siamo soddisfatti di questa esperienza, fermo rimanendo che questa è un'alleanza che non durerà per sempre, è un'alleanza a termine per sua natura, perché noi rimaniamo alternativi rispetto alla sinistra e la sinistra rimane alternativa rispetto a quello che noi vogliamo costruire. Però in questo momento il Paese ha bisogno assolutamente di fare alcune cose fondamentali, fondamentali, su cui si è ritardato troppo, e allora questo governo sta svolgendo un compito assolutamente prezioso. Lei condivide la riforma del Senato? Beh, francamente sulla riforma del Senato... Che coinvolge direttamente, no? Anche consigli certamente, regionali. Certamente, sulla riforma del Senato penso sia uno di quegli argomenti in cui, nei quali è stato assolutamente giusto dare l'impulso e metterla come assoluta priorità. Però io penso che rispetto alla formulazione originaria ci siano aspetti importanti da riconsiderare. Innanzitutto dico subito che, almeno per quanto mi riguarda, non credo che le riforme costituzionali debbano essere promosse e vantate nei confronti dell'opinione pubblica soltanto o quasi esclusivamente o prevalentemente come strumenti per contenere la spesa. Certo, Se si razionalizza si contiene anche la spesa. Certo. Ma insomma, non può essere questo l'elemento fondamentale, perché insomma, se vogliamo mantenere una democrazia alla quale non vogliamo certo rinunciare, qualche costo la democrazia ce l'ha. Bisogna evitare gli sprechi, bisogna evitare le cose inutili, e quindi assolutamente inevitabile e giusto superare il bicameralismo perfetto che c'è stato e c'è ancora nel nostro Paese. Il Senato deve diventare un'assemblea, diciamo, una camera di compensazione tra le grandi politiche nazionali e quello che matura a livello delle regioni e degli enti locali. Quindi una camera delle autonomie. Personalmente ho dei dubbi sul tipo di composizione di cui si è parlato, penso che andrà riconsiderata meglio. Non ci può essere uno sbriciolamento con una presenza, perché un po' si ha questa impressione, una presenza effettiva di sindaci, secondo me, insomma, devono essere essenzialmente le regioni il punto di sintesi del governo locale sul territorio. Non vedo con favore che ci siano un numero rilevante di senatori nominati le nomine un po' pesano dal capo dello Stato, insomma, ecco, lì io vedo francamente alcuni elementi nei quali la fretta non è stata sempre buona consigliera, però insomma il percorso è talmente lungo, certo. Attraverso quattro letture, addirittura quattro votazioni, insomma, che su tutto questo ci sarà modo di tornare. Ecco, l'importante è che si affermi il concetto fondamentale, e su questo concetto ci siamo. E quanto riguarda invece la riforma della legge elettorale? Quella nazionale o quella regionale? Prima quella nazionale. Beh, quella nazionale è un altro argomento che va affrontato subito, ma in stretta relazione con quello che matura rispetto alla riforma del Senato e quindi alla riforma costituzionale più generale. Anche qui noi abbiamo idee in parte diverse rispetto al testo iniziale, perché certo il testo iniziale risente molto di un accordo del famoso dialogo Renzi-Berlusconi, certo, che proprio la notte scorsa, credo, si è ripetuto. Abbia avuto una seconda puntata. Non è che noi siamo gelosi, il Presidente del Consiglio. Voi siete dentro il governo. Il Presidente del Consiglio fa assolutamente bene in materia come questa a parlare con un rappresentante di un partito che resta molto importante, una personalità come quella di Silvio Berlusconi, però ecco, non vorremmo che questo prefigurasse uno scenario in cui con la legge elettorale si cerca di forzare la rappresentanza istituzionale
del nostro paese, una sorta di bipartitismo che gli italiani mostrano di non volere. Perché... Sì, hanno sempre, che poi, insomma, quando si tratta di andare a votare... Mi pare che sia un abito un po' stretto il bipartitismo, perché fino a prova contraria, insomma, a parte il centrodestra che si è diviso in vari filoni e una ricomposizione non sembra imminentissima, anche se in prospettiva può essere augurabile. Mi pare che ci sia il Movimento 5 Stelle, che comunque ha una sua vitalità elettorale. Ha un suo peso, un suo peso di consenso. Per cui, insomma, il fatto che possa nascere una legge elettorale che in definitiva cerca di forzare, sulla base del cosiddetto modello spagnolo, le rappresentanze per privilegiare fortemente i partiti maggiori, marginalizzando e riducendo a poco o meglio a niente la presenza dei partiti minori, ecco, questa è certo una cosa che non ci torna molto. Come pure... E credo che il tema delle preferenze debba essere riconsiderato, perché una nuova legge elettorale non può non tener conto di come le liste bloccate in questi anni, certo, abbiano scavato veramente un solco molto profondo di incomunicabilità tra l'opinione pubblica, la politica e le istituzioni. Non è un sistema perfetto quello delle preferenze, è facile criticarlo e tutti lo criticano, però insomma tutti gli altri sistemi che abbiamo sperimentato in Italia si dimostrano peggiori a mio avviso, e quindi noi anche su questo vorremmo ritornare, siamo convinti di poter ritornare e io penso che ci sarà modo per poter riconsiderare, quindi diciamo modificare profondamente la proposta iniziale di nuova legge elettorale per andare incontro, almeno su questi punti fondamentali, a quelle che sono anche le nostre posizioni. Allora, brevissima interruzione, poi parliamo ancora di legge elettorale, però della legge elettorale toscana, e sulla questione preferenze, appunto, è bene riparlarne. Fra pochissimo ci rivediamo.